Ciao ragazzi, oggi vi do un metodo per fare crediti, soprattutto instant e soprattutto per quelli che hanno un basso budget, perché sono tanti che comunque mi domandano in live, su Telegram, su Instagram, come posso fare crediti avendo 20.000 crediti, 30.000 crediti. E oggi vi faccio vedere un metodo per fare crediti instant, cioè nel più breve tempo possibile. Vi do dei giocatori specifici, non tutti della categoria, vi do 4-5 giocatori, 6 giocatori, da andare a sniperare soprattutto perché all'asta sono un po' difficili da prendere. Ma prima di iniziare vi invito ad entrare nel gruppo Telegram dedicato alla compravendita moduli, tattiche, consigli giocatori, consigli squadre, tutto quello che volete, c'è il link in descrizione. E inoltre vi aspetto in live sulla piattaforma Viola, c'è sempre il link in descrizione. Quindi primo giocatore che vi vado a consigliare è Kepa del Real Madrid, è un oro comune 81. Cosa dobbiamo fare con questo giocatore qua? Questo giocatore qua attualmente si vende intorno ai 650 crediti. Noi non dobbiamo ad arrivare a prenderlo a questo prezzo qua, ma lo dobbiamo prendere massimo intorno ai 500. Quindi lo andiamo a sniperare. Vedete che è uscito uno a 4,50. Lo prendiamo. Adesso non posso mettere in vendita perché ho tutta la lista piena. L'abbiamo presa a 4,50, lo mettiamo a 8,50, 900. Altro giocatore che vi vado a consigliare è Amir Rachmani del Napoli, eccolo qui, un altro oro comune 81, perché questo metodo è per gli oro comuni 81, no tutti gli oro comuni, solo oro comuni 81, e vi vado a specificare i giocatori che dovete andare a prendere bene o male. Poi anche con altri si può fare, però prendete soprattutto questi player, quindi li andate a sniperare, sniperateli soprattutto durante i forti spacchettamenti, cioè quando c'è un evento o qualcosa, andate a sniperare ste carte. E Rachmani facciamo la stessa cosa, quando si vende Rachmani attualmente intorno ai 4,50, quando vediamo che il prezzo è già basso possiamo andare anche all'asta per vedere se stanno alla scadenza. Questi qua a 400 crediti sono molto facili da prendere. E a quando lo mettiamo Rachmani? Anche lui 7,50, 800, 8,50, anche a 900. Un altro che vi vado a consigliare è Rakitic, eccolo qui, altro oro comune 81. Vedete sempre prima il prezzo di vendita, in questo caso qua è più basso, però questo qui lo stesso lo andiamo a sneverare intorno ai 4,50 molto velocemente. Aumentiamo pure a 500, massimo a 500 si possono prendere. Possiamo prendere anche in questo modo qua. Li andiamo a comprare. Li prendiamo a 500, 2-3 copie. In questo caso qua sono tanti minuti, quindi io non andrei a provare a 20-25 minuti. Andrei sempre a sniperare, perché poi aspettare tanto non ne vale la pena. Perciò questi qua ve li consiglio soprattutto di sniperare. Altro giocatore che vi vado a consigliare che è Fabian Ruiz. Altro oro comune 81, vediamo sempre prima quanto si vende. Fabian Ruiz si vende intorno ai 5,50, ci mettiamo a 500 e iniziamo a sneperare. Ci mettiamo qui, sneperiamo con pazienza, con calma e cerchiamo di aggiudicarci almeno 2-3 copie di questa carta per metterlo intorno agli 8,50, 900 crediti. Ok, vedete è uscito uno a 4,50, ovviamente dovete avere anche un minimo di velocità nell'andarlo a sneperare. E mi aggiudico un Fabian Ruiz. Quindi Kepa, Fabian Ruiz, Rakitic, Rachmani. Un altro giocatore che vi posso andare a consigliare è Chilwell del Chelsea, altro buon player per fare questo tipo di compravendita. Eccolo qua, Ben Chilwell, vediamo sempre a quanto si vende. In questo caso qua 5,50, ci sono solo 4 carte. Andiamolo a sneperare intorno ai 500 crediti, lo sneperiamo, poi diamo sempre una controllata pure all'asta perché non si sa mai che magari stanno a 2-3 minuti, proviamo a vedere se li riusciamo a prendere. Attenti, ci prendiamo pure sì uno di questi, un paio di questi a 5,50, a quanto li mettiamo? 9,50, 400 crediti in più. Non lo vendiamo subito al primo compratore, lo vendiamo dopo 20 minuti, va bene lo stesso. Però per chi inizia da un budget che ha 20-30.000 crediti, comunque poco, ma pure chi ha 100.000 crediti può fare questo metodo. È un metodo da abbinare agli altri consigli, ovviamente si danno in gruppo Telegram, su Instagram, 84, 85. Poi ieri abbiamo consigliato 86 a 7.000, oggi si trovano a 1.000 crediti in più. Cosa molto positiva, anche perché domenica dovrebbe uscire un icon. Altro giocatore del Paris Saint-Germain è Danilo Pereira. Eccolo qui, altro oro comune 81, controlliamo sempre il suo primo compra ora, 500,
Ne abbiamo trovato uno a 4,50, me lo vado a prendere subito. Già sono sorpresi, ho fatto pure tardi. Ci mettiamo qui e lo sniperiamo a 4,50. Ovviamente il prezzo per sniperare è determinato sempre da quando sta il primo compraore. Se sta a 600 partiamo da 5,50, se sta a 5,50 partiamo da 500. Se vediamo che poi non esce, aumentiamo quel 50 crediti in più. Poi diamo sempre una controllata all'asta per vedere se stanno a bassa scadenza. In questo caso qua ci mettiamo a 500, stanno a 47 minuti, non conviene. Quindi i giocatori che vi consiglio: Rakitic, Kepa, Fabian Ruiz, Chilwell, Danilo Pereira, Rachmani, sono giocatori che vanno presi massimo a 5,550 e listati a 8,50-900. Provate questo metodo soprattutto per i bassi budget, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi aspetto su Telegram per così compravendita, moduli, tattiche, consigli giocatori e tutto quello che volete, Instagram, e vi aspetto in live sulla piattaforma Viola. Ci sono tutti i link in descrizione. Vamos ragazzi!